Sei pronto? È il tuo primo video nella camera di Dee. E buongiorno mie amate puzzle, come state? Spero bene. Qui con me c'è Andre. E vuol dire solo una cosa. Che si mangia. No, che stiamo per fare una reaction. E che reaction? Che reaction? Quando ero piccola, perché ho iniziato da adolescente a vedere questa serie, mi ero praticamente innamorata. Quindi è una serie nuova che non avete mai visto su questo canale, che si chiama Catfish False Identità. È un po'... nel senso che per me era un po' forte quando ero piccola, perché ci rimanevo male, male, male. Che cosa racconta questa serie? Praticamente ci sono questi due ragazzi che fanno incontrare... un ragazzo e una ragazza, a volte anche un ragazzo e un altro ragazzo, vabbè, delle coppie che si sono formate online, che però non si sono mai viste dal vivo e purtroppo molto spesso Quasi sempre non sono loro. Cioè, immaginate questa cosa, io e Andre non io ci siamo... Io dico di essere online un fotomodello sportivo. Vabbè, aspetta, facciamo un passo indietro. Io e Andre ci conosciamo online, su Facebook, in chat, su qualsiasi sito, e non ci siamo mai visti in videocamera. Iniziamo a chattare, io gli chiedo chi è le sue foto e lui fa finta di essere un'altra persona, come per esempio magari può far finta di essere uno grasso, brutto, uno sportivo palestrato, mandando proprio foto di altre persone. Quindi loro cosa fanno? Fanno incontrare questa coppia e quindi poi si vedranno le reaction, si vedrà se è vero o se non è vero, perché molto spesso magari sono tanti chilometri di mezzo, quindi sono anche degli aerei da prendere. Quindi questo è il primo episodio di Catfish False Identità. Se vi piace, supportate la serie con un bel like e scrivetecelo nei commenti. Andre, sei pronto? Devo scrivere che sto supportando la serie? No, devono scrivere bellissimo, farne un'altra, grazie. No, giusto perché almeno facciamo un tutorial così capiscono cosa scrivere. Questo è giallo. È quello che mettevi sempre tu? No, nel tuo zaino. 3, 2, 1, andiamo. Ciao, mi chiamo Niv. Ciao Niv. Ma io conosco questo, questo fa tipo Catfish. Ho scoperto che lei non era chi diceva di essere. Pensavo di essermi innamorato di Megan, ma Megan era in realtà Angela. C'ha un secondo nome? Angela, siamo diventati amici. E non solo. Poi immagina adesso anche con tutti i filtri che si usano nelle foto. Cambiano le persone completamente. Viaggio con il mio amico regista Max e una crew di MTV per aiutare le persone ad incontrare. Giusto, perché io lo guardavo tantissimi anni fa su MTV. Ecco dove lo guardavo. Per la prima volta. Ci siamo, credo. È il momento. Magari è la figlia super sexy di un contadino. Sì, certo. E poi si autoconvincono anche di quello che dicono. Ehi, 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 ehi. Oh, una delusione. Non me l'aspettavo proprio. Non so cosa dire. Non importa. Tanto le volchiamo Angeli, se no sente il campanellino sulla puntata. Speriamo di trovare la luce in fondo al tunnel. Vediamo se è una bella luce o no. Cosa stai blaterando? Non lo so. Ma questa è la sigla per far capire com'è appunto la storia. La vostra. Cioè lui ha subito in prima persona. Esatto, il protagonista l'ha subito in prima persona, ha fatto un documentario, quindi adesso aiuta le persone del web ad incontrarsi. Questo qua non so, dovrebbe essere il primo episodio in generale che ho trovato, quindi parliamo di tantissimi anni fa, di solito sono tutti americani, e vediamo come va. Ok Max, entro nel mio account email. Oh oh, già escono solo cose folli da lì dentro. Caro Niv, mi chiamo Sunny Cross. Ho 21 anni e studio infermieristica all'Arkansas University. Carina. Ho una relazione online con il ragazzo migliore del mondo. È un ragazzo bellissimo, divertente, intelligente e di successo, del quale mi sono innamorata. Ma non ho una relazione con lei. Bel ragazzo, direi. Ci sentiamo per telefono, in chat, ci mandiamo messaggi per ore e ore. Parliamo di come un giorno ci sposeremo e avremo dei bambini. Sì, figa, sono americani ma scrivono pure in italiano. Certo, hai sentito? Cioè, qua parlano già di matrimonio, di famiglia, quindi siamo già avanti, con questa relazione. C'è solo un problema. Non ci siamo ancora incontrati e non sono sicura del perché. Piccolissimo problema. Allora ragazzi, io non l'ho vista questa puntata, quindi non so che cosa succede, non lo voglio sapere. Però parti dal presupposto anche che tu dici che molto spesso ci sono tanti chilometri di distanza, quindi il vedersi non è proprio facile sempre. E c'è da dire anche una cosa, che parliamo di tanti anni fa, quindi magari non tutti avevano una webcam. Adesso ci sono WhatsApp, mica WhatsApp, mille cose. Sì, non parliamo di tanti anni fa, certo. Eh no, parliamo di comunque di 15 anni. Mia mamma non me l'ha mai permessa. Io avevo una relazione a distanza con un ragazzo di Rimini, sono stata insieme tantissimo tempo. Non era vero.
abbiamo convissuto, però quando ero ragazzina non mi ha mai fatto avere la webcam, mai, perché diceva che le persone mi spiavano, dai le cose da mamma. Andiamo per vederci, salta fuori qualcosa e io non ne posso più. Quindi piccolo Dio avrà la webcam. Stringerlo e baciarlo tutta la notte, ma ho paura a farlo da sola. Ho bisogno dell'aiuto di qualcuno che ci sia già passato e quello sei tu. Ti prego aiutami, sono disperata. Voglio smetterla di farmi domande e incontrare l'uomo dei miei sogni. Ma non è lui, cioè dalla prima puntata non può essere già lui. Deve essere già bomba. Comunque guarda. Ehi, sono Nive, è un piacere conoscerti. Anche per me. Ho appena letto la tua mail, raccontami di lui. È un modello di Los Angeles, quindi è sempre in bianco. Primo pallino. Allora, esatto, primo pallino. Tu stai con uno che non hai mai visto, è un modello di Los Angeles sempre in viaggio. Già qua io mi farei una domanda. Ti sentiresti di dire che Jamison è il tuo ragazzo? Assolutamente. Ok. Ci hai mai parlato via Skype come ora? Mai. Perché? Forse sua mamma non vuole dargli la webcam. Cosa speri di ottenere? Ovviamente vorrei che restassimo insieme alla fine. Stiamo per venire da te in Arkansas e voglio un finale da favola. Arkansas. Quindi loro adesso vanno a conoscere lei dal vivo. Ah, non a distanza. No. Ehi. Hey. Bella ragazza, sorridente, bella. Allora, so che siamo in tanti qui. Max, lo hai visto su Skype. Sì. Parliamo... Accomodati. Sì, d'accordo. Perché loro giustamente vanno con tutta la crew. Fa molto più fresco qui. Lo so. Voglio capire... Io visto che c'era pure quello che va al porto ad hoc. Lo visto solo agli stadi. Summer è mia sorella e la mia migliore amica. È diventata amica di Jamison su Facebook un paio di giorni prima che lo facessi io. Sai come funziona? Vedi uno carino. Mi ha fregato il contatto? Sì. Dai almeno un'occhiata, certo. La prima volta abbiamo parlato. Ecco, io non c'ho una sorella, non posso fregare i contatti. Ok, la prima porta, la prima volta 3 ore e mezza. Per con qualcuno? Non negli ultimi 20 anni. Giusto. Parlami del tuo legame con Jamison. Jamison. Abbiamo un legame emotivo molto forte e abbiamo molti interessi in comune. Infermiera io, anestesista lui. La possibilità che ci incontriamo. Anestesista lui e modello, quindi. Sì. Una sola volta nella vita. Là fuori ci sono centinaia di persone che abitano più vicine, ma il cuore non si comanda. Che cosa ti rende sicura al 100% che questo ragazzo sia chi dice di essere? Me lo sento. A volte ti capita di saperlo e basta. È un po' come i tuoi superpoteri con i lampioni. Esatto. No? Di alzare la guardia. Sono sicura al 100% che sia chi dice di essere. Perché... Voglio stoppare un secondo. Andiamo ancora nell'universo parallelo in cui io e te siamo fidanzati da lontano, ma tu sei un'altra persona. A che pro ti fingi un'altra persona? È quello che non riesco a capire. Cioè, perché prima o poi dovremmo incontrarci. Non per forza. Per me sai cosa succede? Che perché magari... Perché se io ti do informazioni false come indirizzo e tutto, tu neanche volendo potresti mai venire a vedermi. Ok, ma allora perché sprechi perché tutto questo tempo con me? Perché ti piaccio. Quindi per me potrebbe essere la speranza che ormai sei talmente preso psicologicamente... Poi, scusa, voglio dire una cosa. Perché sono io quello a dire la falsa identità e non lei? Non ho capito sta cosa. Cioè, scusa, eh. Beh, però io... Cioè, hai capito, il mio discorso è... Che magari io ti piaccio talmente tanto che tu psicologicamente mi lavori e quindi mi innamoro anche se non sei quello della foto. Questo mi viene in mente. Vediamo. Cioè, altrimenti sarei... Tristi, cioè non tristi, potrebbe. Soli annoiati direi. Ho scommesso tutta la mia vita su di lui, capisci? Ha scommesso tutta la sua vita su di lui. Vuoi che ti mostri le foto? È molto sexy. Questa è la mia preferita. Certo. Ce l'ho anch'io le stesse uso su Facebook. Gli occhiali sì, sexy. Ho la mascella. Ah, questa mascella perfetta. Uh-huh. E chi è quella bella signora bionda? Blonde lady. Quella è sua sorella. Oh. Quella è una delle sorelle. Oh, sì. Ha senso. È rimasta uccisa in un incidente. Wow, cos'è successo? Tutte e tre le sorelle sono rimaste uccise nell'incidente. Questa ma... è... Gli incidenti succedono ogni giorno. Sì, ok. Ok, certo, gli incidenti succedono tutti i giorni. Vabbè. È un'altra cosa che è un po'... bel alibi, diciamo. Esatto. È la cosa più brutta che abbia mai sentito. So. Cioè, deve essere dura. Lo so. Questo... Se è fake, si è inventato che le tre sorelle sono morte. È molto triste. Wow. Credo che adesso andremo a processare. Per me non ci crede molto il cameraman. No. Un'idea. Torneremo più tardi. Per me nessuno di loro ci crede. Sì, certo. Ok. Beh, però... Ci vediamo dopo. Sì, a dopo. Se hai subito in prima persona una cosa del genere, io sarei pessimista, certo, per tutto il resto. Certo, certo, assolutamente anch'io. Avrei tutta negativa. Anch'io. Ok, ciao. Accendi il PC.
Sì. No, ti posso dire che io ho visto tante puntate e molti erano loro davvero, eh. Anche proprio bei ragazzi, belle ragazze. Capiamo esattamente. Hai preso i contatti delle belle ragazze? No. Voglio cominciare da qui. Ci sono molte. Giustamente loro adesso vanno alla ricerca di informazioni su di lui. Non si dice così. Lo stanno stalkerando. Esatto. Aspetta un attimo, qui dice: le altre due sorelle, Julia e Caitlin, sono assurdamente atletiche e giocano a calcio a Doborn. Sono resuscitate le sorelle. Sì. Sportivi. Ok, quindi ha tre sorelle e sono tutte vive? A quanto pare. Cosa mi sa che non è lui. Sta succedendo qui? Perché siamo... Mettete la cintura, per favore. Guarda le camere, come si registrava. Abbiamo fatto delle ricerche. E ci sono delle cose strane che non hanno senso per me. Ok. La prima è che abbiamo trovato un'intervista interessante fatta ad RJ. Parlava delle sue sorelle. Ed erano tutte vive. C'è un'intervista con le sorelle vive. Ok. Che non sia sopraffatto dal dolore e dal senso di colpa al punto, non so, di dire che sono vive. Cioè, già qua ha fatto una domanda. Cioè, lui ha le sorelle vive perché nell'intervista lo dice perché a te ha detto che sono morte. Già qua puzza. Ma non hai mai capito cosa ha detto lei? Le ha detto che il dolore di essere morte l'ha sopraffatto in modo tale che lui ha mentito dicendo che sono vive le sorelle. Agli altri. Ah, non è che ha mentito lei. Ok. Chelsea Lately, non solo non hanno mai sentito parlare di lui, ma dicono che non hanno mai usato i gobbi. L'ho trovato un po' strano. Capisci? Lavorano così tante persone in ogni reparto che sono certa che non tutti sappiano. È sì, davvero certo. Un dettaglio minuscolo, cioè lui fa il modello. Lei prova a difenderlo, Non certo. Dico un hobby, ma non ci paga le bollette, su quello non mente. Non lo so, l'ho solo trovato strano. È un viaggio che ti cambia la vita. Cioè, nonostante gli stia dicendo che probabilmente... Lei prova... sì. Fermiamoci qui. Regroup. Sì. Mando un messaggio a Jamison per conferma. Che sta facendo Sunny? Sunny si sta preparando. Sta per incontrare l'uomo dei suoi sogni. Ho paura, io mi sento male. Mi sento male per lei. Ci siamo, ci siamo. Sì. Sembra di sì. Già qua almeno non c'è un aereo di mezzo. Sì. Tipica casa americana. Che cosa? Sono arrivati, raga. C'era stai bene? Sto nell'angolo, l'hai visto? No, non lo so. Vabbè. Vuoi parlare o andiamo? Chissà che emozione lei. Dove vado? Beh, ma si vede quanto è rilassata. Mamma, chissà che emozione. Perché se è lui veramente, che bello deve essere. Ok. Vuoi dire una preghiera? Quindi fattibile se sono andati in macchina, Sì. Vuoi andare? Magari è 3 giorni che sono andando in macchina. No. Ok. Aiuto. Dimmi che è lui. E là? Magari è uscito a fare la spesa. C'è qualcuno? Perché non apre? L'indirizzo è magari questo. Magari è là. Non lo so. Ma quindi gliel'ha dato l'indirizzo, gliel'ha dato lui? O gliel'ha dato falso? Quello che ti dicevo a te, se io te lo do falso tu non potrai certo. Mai... Certo. Ma che prova a parlare tutto il giorno con me? Bene. Aspettate ragazzi, ehi. Mi sento male. Ehi. Mi sento male. Ciao. È la sorella morta? Cerchiamo Jamison. Lo so. Ma sono io. No, sei tu? Sì. Non ho capito. Cosa? Ehi. C'è lui. Non so che cosa dire. Beh, viene meglio in foto, Ciao. Niv. Mi sento male! Non solo, è completamente sesso opposto. Cioè, questa è una tipa? No, mi sento male! Mi sento malissimo! Pensa a lei, in questo momento focalizzati su lei, che sta ridendo ma sta morendo internamente. Cioè, lei crede di essere innamorata di una persona che non esiste? No, non solo non lei esiste... Non crede, lei è innamorata di una persona che non però non esiste! Un po'... Non capisco con che coraggio questa abbia accettato! Abbiamo parlato al telefono. Sì. Ok, quindi eri tu. Sì. E non senti che è una voce da femmina? No, raga. Non sei. Perché i modelli hanno la voce giovanile, noi modelli. È la persona con cui parlavi. Mm-hmm. No, lei è morta dentro. Capisci che sono senza parole. Anch'io non so che cosa dire. No. Guarda che ti crolla un mondo, scherzo, che cosa? No, niente scherzo. Chi sei tu?
Mi chiamo Chelsea. Sento male. Mi sento male. Come che cosa vuoi sapere? Aspetta, perché? Sento qualche anno fa con una ragazza che mi prendeva in giro su Facebook. Ho creato quel profilo per vendicarmi. Per vendetta? Sì. Quanto tempo ormai? Almeno 4 anni. Con persone diverse? Molte. Molte. Anche con mia sorella Summer. Chiaramente. E lei lo sa? No. Ma che vita devi avere? Da 14 anni. Da quando ha 14 anni che fa sta cosa, quindi. No. Conosci RJ? E non è attratto dalle ragazze, quindi. Cioè, capito? Non è che lo fa perché gli piace la tipa. E come lo conosci? Io lo conosco tramite le sorelle. Giochiamo a calcio insieme. Quindi le sorelle sono vive? Sono tutte vive. Sì. Quindi lei conosce le sorelle di questo tipo, sì. E gli ha rubato le foto, tra virgolette, per far finta di essere lui. Insieme per 8 mesi. 8 mesi? So che ho ferito i tuoi sentimenti e quelli di Summer e di tutti gli altri. Mi sorprende che tu non ti stia scusando un po' di più. Qualcosa non va. Le persone erano morte, insomma, chi fa una cosa simile? È così... Cioè, non riesco a capire a che pro. Non è così. Provi... qualcosa verso le persone che inganni. Intendi emotivamente? Sì. No, niente, mai, in nessun caso era emotivo. No. Passatempo. Assolutamente. La gente magari per passatempo, esatto, va a pesca, va a giocare alla PlayStation. Lei illude le ragazze, ma per mesi? No, io non so cosa dire. Mi ha aggiunto su Facebook, ha iniziato a parlarmi e così le ho risposto. Vabbè, in un altro momento, se non ci fossero queste persone, ti prenderei a bocca. Bene, perché sono 2 volte te. In certa misura tu hai un problema. Come fai mentalmente a svegliarti ogni mattina? C'ha ragione. Perché poi chissà oltre lei quante persone ha preso in giro. Molte, detto. Basta così. No, povera. Vedi, io mi sento male per questa gente. Mi sento male perché lei è veramente innamorata di una persona che non esiste. Mi fa star male. Mi fa star male. Non ho capito. Eh? Allora sarei finita. Beh, alcuni so che sono rimasti amici comunque dopo. Però. Beh, è un bel rospo da ingoiare. Diciamo. Mamma mia. Okay, il giorno dopo, perché loro vanno a parlare con la persona. Non c'è tornata lei da sola, senza le telecamere? No. Così magari gli racconta il suo punto di vista. Niente, è decisamente un sollievo. Oh, potevi farlo prima, eh? So che passi un sacco di tempo a mentire su internet. Da cosa deriva? Frustrazione. Forse dal fatto che i bulli a scuola mi maltrattavano. Per forza. E anche avere a che fare con questo. Sai come, no? Allora, non è giustificabile. Però io capisco che da una situazione di malessere come i bulli che ti prendono in giro tu stia male. Certo, non è giustificabile perché non devi farlo su altre persone. Però immagino che chi viene bullizzato deve passare dei momenti proprio brutti. Per quello noi vi diciamo sempre, ragazzi, ditelo a tutti, fatevi aiutare, perché non dovete passare certe situazioni, non le dovete passare. Sì, beh, tu mi bullizzi ogni giorno. Vabbè, tu sei un caso a parte. Non andavo a quasi nessun evento sportivo. Sono Roberta. Pensi che forse essere stata una vittima ti ha spinto a volere in qualche modo avere il controllo, ad approfittarti di qualcun altro? È questo? Sì. Però hai fatto la bulla te stessa. È ricordare. Io ho fatto fatica. A sua volta l'ha fatto, quindi non va bene. Accettare quello che ero e trovarmi a mio agio. Non ero popolare, ma le cose migliorano. Credo che per certi versi sia importante che tu riconosca il successo che hai avuto nel relazionarti con queste persone. Mm-hmm. E questo è dovuto al fatto che sei davvero una buona amica e che ci tieni. Immagina se fosse te stessa quanto potrebbe essere belle le sue amicizie. Non ci avevo mai. Vabbè, se lui dice lo sforzo che metti per prendere il culo, posso prendere il culo invece. Vabbè, certo, quello sì. In un certo senso, tu abbia il dovere di dire tutto questo anche a Sandy. Sì, è stata dura per me ammettere di averla presa in giro per 8 mesi. Guarda, raga, 8 mesi è tanto, Sì, assolutamente. Queste 4 anni che lo fa. Che poi immagino la relazione, quindi ogni giorno, mattina, sera, buonanotte, buongiorno. Ma poi ha detto anche proprio chiamate a 3 ore. Però se si sentivano al telefono, come? Non aveva la voce da ragazza? No, scusa, sto male. Per 3 ore. Sono furiosa, sono irritata, certo, ma chiaro. Credo che sia più che altro
La confusione ad aver preso il sopravvento. Ti cambia la vita. Non sta capendo niente. Ti cambia la vita. Con te e a discutere di questa cosa. Che poi noi siamo qua seduti tranquilli e ne discutiamo. Loro sono davanti a 3-4 persone che ti puntano la telecamera in faccia così. Sono pronta a scoprire cosa c'è dietro tutto. Ah, quindi adesso lei va a incontrarla. Che coraggio! Non ce l'avrei fatta. Ma ho visto che ha messo un coltello in borsa. Non è vero. Più ridicola, nel caso, l'emozione... Anche perché immagina, cioè, questa roba va in televisione, lei magari può pensare, mi prendo in giro, faccio una brutta figura. E ottenere qualcosa e essere te stessa al 100%. Vero. Vedi? C'hai in mano qualcosa. Non ha in mano niente, ragazzi, non ascoltate Andre. Stai bene? Deve stare benissimo, guarda. Sì, vediamo. Ma magari adesso si fanno un pancake e diventano amiche. Non penso. Lo facciamo un pancake allora. Sì. Sunny e lei, eh? Ci metti sempre un po' ad aprire. Ehi, come va? Ehi, bene, tu? Bene, tu come stai? Beh. Volete accomodare? Domanda, non ho neanche risposto, sì. Lei. Che devo... Se posso lasciarvi sole a parlare per un po'. Almeno non ci sono testimoni. No, c'è le camere. Ah, allora ok. Salva. Aiuto. Shh. Sono qui per dirti la verità e rispondere a qualsiasi domanda tu abbia. L'interrogativo più grosso è perché? Perché? Perché io? Perché tu gli hai scritto e lei ne ha approfittato. Non lo so, ma mi piaceva che tu ci fossi sempre. Bisogno d'attenzione, vedi? Bisogno d'attenzione, scusate per fatto ballare la camera. Insomma, come potevi scrivere cose intime? Come... Eh sì, perché loro parlavano... Aiuto! Aiuto! Cioè, pesante! Non sono proprio dichiarata, ma se qualcuno me lo chiedesse glielo direi. Sei mai stata con una ragazza? No, mai. Quindi in pratica questo significa che eri attratta da me? Eh sì, per forza. Per forza, sì, certo. Insomma, io ci tengo a te, ma so che dopo questo tu probabilmente mi odierai. Assolutamente sì, certo. Credo che la mia rabbia sia svanita e adesso mi sento solo umiliata e sono davvero triste per te, ma non è che posso improvvisamente smettere di parlare con te perché le circostanze... Ma in che senso? Sono troppo strane per farlo. Perché lei si è legata talmente tanto a questo personaggio che in realtà è lei? Il nome è da Jamison a Chelsea sul telefono. Vedi, voglio rimanere amiche. Ma non ha alcun senso. No, però lei dice questo, te lo spiego io. Allora, facciamo sempre l'esempio di io e te, ok? Io scopro che non sei tu, però in questi mesi mi è piaciuto parlare con te perché tu non hai... Sì, hai finto di essere un'altra persona, sì, però eri tu, io quindi ho passato dei mesi a parlare con te. Io penso che lei intenda questo. Allora inizierò ad avere una falsa identità online. No. È andata come è andata. Lei l'ha presa troppo bene però, eh. Perché ci sono le telecamere, 100%. Dici? C'è niente che vuoi dire a Sunny prima di salutarla? Sai quante persone ci sono in America? Mi dispiace davvero. Cioè, non vorrei dire, ma... Certo, è colpa tua. Fare il programma. Non lo so. Le scuse per uscirne bene. E mi aiuteranno a superarla. Che cosa farai ora se qualcuno ti chiede l'amicizia su Facebook? Ci pensi 8 volte, eh. Skype. Anche perché era un attimo con Skype. Un attimo. 1, 2, 3. Coraggiosa, specialmente lei a far vedere che non era lei. Aprire la porta quella volta. Coraggiosa. Coraggiosa. Un anno dopo? Chelsea, che mi racconti? Come stai? Molto bene, tu? Benissimo. Aspetta. Dopo la fine delle riprese, Chelsea ha dato via Win From Within, un'organizzazione che aiuta i giovani che sono stati vittime di bullismo. Ottimo! Questa è una bellissima cosa, quindi davvero bravissima. Cambiato completamente vita da quando ci siamo conosciuti. Sai, parlo continuamente con ragazzi che vengono maltrattati dai bulli. Vedi, aiutarli. Email e mi raccontano che cosa stanno passando e se posso aiutarli lo faccio. Bello, brava! L'unico profilo di Facebook che Chelsea usa è il proprio. Lei e Sunny sono rimasti amiche e si sentono un paio di volte al mese, beh. Però comunque vuol dire che se no l'avrebbero detto. Loro dicono non si sentono più senza problemi. Invece si sentono. Sunny, wow, ma guardati, hai i capelli lunghissimi, ti stanno bene. Sunny ha smesso di parlare con gli sconosciuti in rete. Hai fatto bene. E di recente ha incontrato una persona speciale. Quando uscite insieme? Da un po'. Vi tenete per mano, eccetera? Sì, è la persona vera. È stato vero, è meglio di uno online, è questo che stai dicendo. Eh beh,
ma c'è un altro ragazzo speciale che ne vuole far conoscere a Sunny. Non ci credo, non ci credo, gli fanno conoscere il tipo. Sto male. RJ, lei è Sunny. Mi sento male. Di te. Di conoscerci. Ciao, siamo qui. Mi sento male. Sono 8 mesi. Scusatemi, gratto una tetta. Ah, no, tanto non vedete. È bello com'era nelle foto. Mi sento male. È stato bello. Bellissimo, raga, bellissimo. Allora, come vi ho detto, io adoravo questo programma. Tra l'altro l'ho riportato questa serie perché stanno dando delle puntate nuove sempre su, non so se Discovery, qualche altro però programma. Però con altre persone, non sempre loro due. No, no, con altre persone. Okay. E quindi mi è venuto così pallino di fare questa reaction, quindi a me piace tantissimo. Sapete che tra poco nascerà il pubo, quindi ho bisogno di fare questi contenuti così un pochino più facili, tra virgolette, per cambiare un po' anche dalla vita quotidiana. Quindi scriveteci nei commenti se volete altre reaction di Catfish, se le volete con Andre, se le volete solo con me, se le volete con Bocconcino, con chi solo le volete due, voi. Mettiamo solo il video. No, no, e noi vi mandiamo un bacio grandissimo e state sempre attenti alle relazioni online. Anche se adesso è molto difficile mentire, però come dicevi tu, la roba dei filtri. E da Roberta è tutto. E da Roberta è tutto. Ciao, ciao.